Ben ritrovati con A tu per tu. Tu ti sei, mi hai sostituito con la collega, ti ho visto che insomma, ti sei Ma trovato quasi veramente me. ti ha sostituito la Chiara? No, no, Io no, c'ero no, al mio no, sei posto. te che hai Io voluto ero il quella più mio. giovane, Io ma ero il mio. vabbè, Vabbè, infatti. vabbè. Diamo spazio ai giovani, Diamo Greta. spazio ai giovani, Cominciamo. Non l'avevo scelto io, ma. No, no, non aveva scelto mai, Cominciamo a dare spazio ai effettivamente. giovani che Se noi l'è cavata insomma. anche molto bene, quindi Molto insomma. brava la Chiara, lo Allora, sai che. Giuseppe Marconi questa settimana. Giuseppe Marconi. Giuseppe Marconi, sono curiosa di Ora, capire come lo come lo sottopanciamo. sottopanciamo? Come Il capo bastone della sinistra, il Ci capo minchia, bastone senti. politico della sinistra. Però, addirittura. Non penso normalmente proprio. ci sono i capi bastoni nei paesini, nei comuni, lui è un capo bastone Non mi d'Arezzo. sopravvalutare, io Non sono mi sempre stato, sopravvalutare. Ovviamente. sai, Giuseppe, mi hai da detto che un parte. giorno io ho un tot numero di voti. È vero. Che vuol dire? Un bacino. Sei un capo Perché bastone. sono molto conosciuto e quindi di Ok, ma conseguenza non è mica un'offesa, penso cioè voglio anche dire, stimato chi li usa abbastanza. nel meridione magari a volte vengono usati in maniera impropria Sì. questi voti, no? Sì. Da noi no, credo che la gente si fida di te e perché ha fiducia in te o sbaglio? Sì, perché penso anche di avergli dimostrato di essere una persona seria, corretta e di mantenere gli impegni. Quindi non è un'offesa dire che Di sei un. fare il professionista, d'altronde Ora, non faccio il diciamo quanti professionista. voti c'ha perché lui chiaramente. No, sai, poi i voti molti Lui anche, te li promettono, chiaramente poi te li fai danno. legge, lui chiaramente in un eventuale scontro decide chi eleggere, a meno che. Mamma mia, A stamani. meno che. Così A meno importante mi che. fai. A meno che, dicelo te. Così importante mi fai. No, No, ora che c'è. scusate, mi sembra di essere quasi a reggere il boccolo oggi, ma detto questo, insomma, A meno diciamo. che, sinceramente, io sono stato 10 anni a spasso in questa città, perché Da così ho tanti sono avuto passati dall'ultimo sì. incarico. E no, sono 9 anni, via, diciamo 2019. E ho avuto anche problemi, quindi di salute, sono dovuto starne completamente fuori. Poi, logicamente, ho problemi di lavoro e poi anche problemi di volontà di godermi un po' la vita, perché in effetti avevo sempre pensato al lavoro e a darmi da fare per altre cose. Insomma, si sta meglio con o Oggi ho senza detto la politica? si sta bene senza la politica, sinceramente. Però, vedendo quello che succede in Italia e anche a livello locale, penso che sia il momento di riscendere in campo per fare qualcosa per questa città. Noi vogliamo bene a questa città e quindi di conseguenza cerchiamo di fare qualcosa di positivo, di ridare dignità alla gente, di ridare dignità a tutto l'elettorato che oggi sinceramente mi sembra veramente dimenticato. Noi perché parli in terza persona o perché siete un gruppo? Plurale maiestatis. Noi perché siamo già un gruppo, questo è Ecco, evidente. vedi, Giuseppe, su, cominciamo Noi siamo già un C'è rimasto gruppo, poco, ci stiamo volete scoprire aspettando queste di carte? valutare certe cose. Una volta sciolti tutti i nodi, a quel punto lì vedremo se la cosa può essere positiva oppure negativa, ritornare a fare l'agricoltore oppure il karaoke. Allora, visto che comunque. Le carte non le vuoi scoprire, cominciamo a girarci Comunque intorno. ti posso dire che già il fatto che lui dica ritorno nello scenario politico aretino per me è una Se ci notizia. sono le condizioni, sì. No, 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 mo' tornare indietro, mo' Marconi, fare il passo ora indietro, mo' l'hai su, detto. l'hai Ci detto. devono essere le condizioni, perché io non voglio presentare una lista con candidato a sindaco, mi sembra un po' esagerato. Però se trovo un candidato a sindaco, come si deve, che ha la mia massima fiducia e nel quale spero di aver già rimesso D'occhio. qualche occhio, e se esiste questa possibilità, allora a quel punto lì andremo avanti. Allora, cominciamo. Te ti ritieni di centro-sinistra, di sinistra, di destra, oppure pensi Oggi è che un po' oggi superata, secondo me, questa non cosa. esiste? Quindi anche te ritieni che Oggi non. mi ritengo un cittadino della città che vuol bene alla sua città e ai suoi cittadini e Quindi non che vuol esiste. fare qualcosa di serio e di positivo e evitare tutte le Quindi cose che te sono state non fatte pensi negli che ultimi esiste anni. ancora delle differenze tra chi ha idee e ideologie di sinistra da chi le ha di destra? A livello nazionale, a livello amministrativo importante, penso proprio di sì. A livello di città, e poi anche le ultime elezioni amministrative te l'hanno dimostrato, quello che conta è il candidato e il programma che Sì, presenti. però allora cominciamo. Le politiche sociali e quindi
questa giunta, per esempio, cominciò subito a distinguersi sostenendo le case popolari prima gli italiani. E ora ti faccio un elenco, no, di cose. Il dormitorio che non si vuole aprire tutto là. Ha fatto un passo indietro su questo, è importante. Ha fatto un bel passo indietro. Importante sul dormitorio. Vabbè, comunque se fu detto chiaramente, dice, il dormitorio non può stare aperto tutto l'anno, se no diventa attrattivo. Poi... Le mense. Anche lì un passo indietro. Le mense, ma poi c'è tutto il discorso e le aree che sono state, tutto l'allarme sociale sul pericolo che poteva esserci a Saione, di qui, di là, che poi... Pensa, io facevo l'assessore alla sicurezza, mi assaltavano quando succedeva una piccola cosa. Ecco, però oggi voglio dire, sono politiche di destra queste che hanno fatto, oppure le identifichi che vanno bene e non c'è destra e sinistra? No, c'è destra e sinistra in questo caso. Anche te, Marconi, non ti si riconosce più. No. Dici come vuoi farle queste politiche, come le vuoi cambiare. Il sociale deve essere, e soprattutto anche il territorio, deve essere come un primo punto di riferimento per quanto riguarda la giunta. Cioè, per te, se il dormitorio è attrattivo, è un problema? Assolutamente no. O è invece qualcosa di umano? È un qualcosa di umano che tu dai a chi ha bisogno. Quindi c'è una differenza tra la destra e la sinistra? Sì, sono d'accordo con te, questo è evidente. Non è che gli obiettivi sono sempre gli stessi. Lui non vuole, non so se interpreto il pensiero, come dire, connotarsi con quello che è stato poi il partito che però l'ha portato al governo, che è il Partito Democratico. Oggi come oggi, se la politica non viene cambiata, sicuramente nel Partito Democratico ci sono tante cose da fare. Renzi non c'è più. Renzi non c'è più, non ci sono più altri personaggi di Arezzo che hanno scelto di andare con Italia Viva. Chi sono? Come sono anche in tutti i giornali ormai, perché è la fase dell'ex segretario provinciale. Vabbè. Ho visto anche Marco Donati che ieri ha fatto il salto. Ma lui ufficialmente, cioè è stato visto là? No, c'è l'adesione. Questa proprio mattina nei giornali sono la pagina intera con cui spiega perché ha scelto Italia Viva. Questo risolve un sacco di problemi? Penso proprio di sì, a livello locale sì. Quindi ora è molto più chiaro, ora è molto più libero anche. Sì, anche Ruscelli. Altri personaggi. Ma stanno questo andando il tuo gruppo Italia. Lo avvicina alle posizioni del PD o lo allontana? No, non l'avvicina e non l'allontana dal PD. Il mio gruppo vuole portare avanti una politica seria, ben determinata, per la città di Arezzo, e poi logicamente se i partiti vedranno. Quindi potrebbe essere anche che va d'accordo con Forza Italia Viva. Questo non lo so, questo non lo so, no, ma è stato smentito Cotesto. Anche stamattina Vito Tagliani ha smentito in pieno Cotesto, la tua tesi che possa essere Forza Italia Viva. Vabbè, qualcuno è Forza Italia. A parte che in politica quando si smentisce, sì, il giorno dopo si approva. È una seconda conferma, è bravo, la smentita. Però ufficialmente ancora viene smentita questa possibilità, perché bene o male il centrodestra vorrebbe essere unito ancora. Poi oggi ha cambiato anche nome Salvini al centrodestra, mi sembra. Ma comunque noi siamo lontani da quelle posizioni, sia chiaro. Noi siamo sempre su una fase di centro-sinistra. Senti, però il Ruscelli ha detto qua, quando ancora non era segretario, poi lo è diventato, ma lo sapevamo che sarebbe successo, perché no ad un'alleanza con i 5 Stelle? Quindi, se questo vostro candidato fosse sostenuto dal PD, dai 5 Stelle, dal vostro gruppo, andrebbe bene? Sì. Becca di questa, quindi anche sicuramente sì. Ecco, questa è una novità. E diciamo che va su questa strada. Ecco, questa allora è già una bella notizia. Quindi, Greta, ci può essere spazio anche per te. Ma che c'entro io con i 5 Stelle? Ma dopo in televisione ci viene più. Esatto, mi devo dimettere. Preferisco, posso, scusatemi, ma o si va parecchio in su, o se no rimango a fare il direttore da Arezzo TV. Questa è una battuta, ovviamente. Credo che. Allora ci andrò io. Vedi, era già preparato. Era già preparato. Perché? Quindi, scusate, allora si va in pubblicità, firmate l'accordo elettorale. Noi si è già risolto i problemi per la città della prossima. Sicuramente le politiche andranno avanti, le sociali, per quanto riguarda un po' tutto il resto, però secondo me prioritario è mettere a posto il territorio, perché non possiamo più sopportare che ogni temporale si allaghi San Marco, si allaghi Pescaiola, così. Quindi le priorità sono queste. Ho già parlato con i tecnici del comune che mi hanno visto delle difficoltà per quanto riguarda Pescaiola.
la risoluzione può essere più lunga, mentre per San Marco stanno già... Non so, non ti dati questa impressione a te? Mi sembra che parli da assessore. No, a me mi sembra che parli da candidato sindaco. O da candidato sindaco, sì, candidato sindaco. Sì, no. No, assessore, delegato di qualche partecipata, vabbè. A me mi sembra invece ma che fare il sindaco lo sai che è veramente, veramente, veramente pesante, sì. Lui ha fatto il vice. Perché quindi... fare il vice è anche molto pesante, sì. Perché? Perché bene o male... Ora, non mi dire che non te la sentiresti, ma ascolti, ovviamente, su. Sinceramente può darsi che me la sentirei per togliermi qualche sassolino dalle scarpe. Però vorrebbe dire cambiare vita, rinunciare un po' a tutta la tua libertà. Oh, Madonna, ora... Non fare il sacrificato. Ma non siamo su Biano qui, scusa. Qui siamo ad Arezzo. Voglio dire, lo so che siamo Arezzo. Siamo in una città da, insomma, rispetto ad altre realtà. Dico questo, che effettivamente oggi la politica, specialmente in un comune, ora Arezzo è un comune grande, ma considerato anche il compenso che viene dato a un sindaco, sì, certo, che è niente, è, alla fine è molto più facile che si possa candidare a sindaco uno che è in pensione e che non ha un altro lavoro, e che deve, perché qui alla fine si chiacchiera tanto di scegliere un professionista, di scegliere, però magari il professionista ha il suo stipendio, ha la sua struttura, se tu gli dici vai lì a non guadagnare praticamente, a guadagnare la metà di quello che guadagnavi finora e lavorare tre volte, e chi glielo fa fare? E assumerti una marea di responsabilità. E assumerti, allora forse la politica, magari è facile che un incarico di questo tipo sia più facile che lo ambisca, poterlo affidare a chi è in pensione, magari è uscito dal sistema. Ma non lo fa sicuramente per lo stipendio, lo fa no, non per lo stipendio, per spirito ma perché, di servizio. Per spirito di servizio, perché magari ha anche il tempo e non rinuncia a nulla, perde nulla questo di quello. Questo è vero, sono d'accordo con te. Non è che sia una cosa ma infatti, bella, devo dire. Ma papabile candidato è già un pensionato. No, no, ma io non sono papabile. Ma io andrei in pubblicità e se ne riparlo fra poco. Allora, vi riepilogo, siamo rientrati dalla pubblicità, ospite questa settimana Giuseppe Marconi, ex vice sindaco, assessore alla sicurezza nell'epoca di Fanfa. Sicurezza, c'è una bilancio, finanze, tributi, partecipate, politica. Insomma, c'aveva il portafoglio del Comune d'Arezzo. L'ultimo anche sport. Sì. E, capo bastone della sinistra. Un capo bastone politico. Oh, a testè, appena detto, prima della pubblicità, che se capo il gruppo... bastone perché... porta un certo numero di voti. Si parla di qualche migliaia. Che potrebbero incontrare quelli che portano il PD e anche i 5 Stelle nell'eventuale candidatura. L'ha detto, stesso candidato potrebbe portare queste tre istanze. Esatto. Ecco, ti è. Detto questo... Ma che io sia candidato? No. Il tuo gruppo, rappresenti, l'eventuale lista... Se ci sono le condizioni. Allora, per noi questa è potrebbe avere anche un percorso autonomo, mi è sembrato di capire, alternativo a loro. Potrebbe essere. Insomma, la vera notizia è il ritorno, no? Comunque nello scenario politico, in vista ovviamente delle prossime amministrative. Su questo candidato non si può dire nulla? Assolutamente no, perché logicamente anche per serietà, perché non ma può fare nomi. Ma il nome, ma ce lo puoi identificare come figura? Ma l'hai fatto te prima l'identificazione. Ah, ok, allora, quindi siamo... almeno la ricerca che, è quella, che di un potrebbe personaggio. Essere un medico, questo ex medico? Potrebbe essere un medico, un professionista, un commercialista, un avvocato, potrebbe essere dire, qualsiasi persona. Sì, ma si è capito. Che abbia... si è capito, vabbè. Che sia della schiera dei professionisti. Senti, Marconi, conosciuti. Ci fai un elenco di... hai una grossa esperienza amministrativa, ci fai un elenco di cosa non sono rispetto a quello che prometteva la giunta Ghinelli, quello che non è riuscita a fare e soprattutto cosa non va di quello che ha fatto la giunta Ghinelli? Non è che ha fatto tante cose, per cui rispetto a quello che aveva promesso, diciamo che poche si sono per adesso realizzate. Quelle realizzate sono state fatte in virtù dei famosi 17 milioni d'euro che l'assessore Caporali riuscì a prendere in Europa, che poi dopo di fatto sono state iniziate, ancora qualcuna no, ma iniziano in questa legislatura. Per cui di fatto di sua iniziativa penso che è nato ben poco.
Sinceramente, poi quelle poche cose che ho fatto, vedi, con la caserma di via dei vigili urbani, è per me veramente uno sbaglio enorme. Fosti te a portarli dove sono adesso, giusto? Sì, perché in ATAM il Comune d'Arezzo non spende niente. È vero che paga l'affitto, non lo paga ATAM, ma ATAM è il 100%, il 97% di proprietà del Comune d'Arezzo, quindi di conseguenza i soldi tornano sempre all'amministrazione. In ambito pubblico. E portarli in via Favilsi veramente è un obbrobio, perché si parla di 6 milioni, quanto era l'impegno? 6 milioni complessivamente l'operazione, sì. In un buco in quel modo lì, dove la gente come farà andare ai vicini urbani? Mediamente mi dicono perché che vanno 150. Perché hai chiesto, hai dato una risposta a questo non lo so, l'altra volta ho detto qualcosa che il sindaco ha minacciato di denunciarmi, quindi sto zitto, ecco. Quindi, però sinceramente me lo ricordo bene. Però sinceramente non te lo so dire perché ufficialmente perché. Però non è partito niente. Però non è partito niente. Non è partito niente perché logicamente c'è da fare i contratti, c'è da fare i bandi. Ok, ma se tu fossi, insomma, il tuo gruppo prende il comune fra 6 mesi. Possibilmente rimetterei tutti gli atti anche pagando qualche penale. Quindi lì salta. Assolutamente, la caserma della Polizia Municipale sta bene dov'è, secondo me. Vogliamo creare dei posti in centro di presidio? Va benissimo. Non andiamo in Piazza Guido Moga a spendere un sacco di soldi l'affitto e a mettere su. Cioè, il comune c'ha tanti locali, vedi in Piazza della Stazione, cioè qua, potrebbe essere utilizzato per un presidio della Polizia Municipale. Via Vittorio Novento, la circoscrizione. Secondo te Arezzo è così insicura? Secondo me no. Secondo me no. Io sinceramente vado a spasso anche la sera dopo cena per la città e non ho mai trovato problematiche che mi facessero pensare di aver paura. Secondo me no. E anche quando ero assessore alla sicurezza, magari in altri tempi, forse migliori, io venerdì e sabato giravo sempre dopo cena con la Polizia Municipale per verificare, soprattutto anche i giovani per droghe e ubriachezze. Però di fatto l'area era circoscritta, grosse problematiche non c'erano. Allora, ci ringraziamo di andare a trovarli, che finalmente vedevano quindi qualcuno. Quindi non era insicura prima, non è insicura ora, oppure prima era più sicura, ora è meno sicura? O prima era più sicura, logicamente perché c'era meno anche persone che vogliono delinquere, o meno immigrati, diciamo. Oggi invece è più insicura perché le problematiche ci sono state molte di più rispetto ad allora. Anche hai visto scontri fra di loro che sono stati, ma poi non soltanto gli immigrati, anche i nostri, ci sono un po' tutti che delinquono. Però diciamo che pensare che sia una città completamente insicura proprio non la vedo. Allora, è una città più povera però? Moltissimo. Perché non si è badato a fare investimenti sul lavoro. E io ti dico, e questo è anche a tempi miei, ci sono state delle realtà che volevano venire nella città di Arezzo prospettando soluzioni urbanisticamente valide, ma con i tempi della burocrazia hanno rinunciato ad aprire ad Arezzo perché non potevano aspettare anni per poter aprire realtà produttive. E quindi invece il Comune d'Arezzo si dovrà fare tanto su questo aspetto perché siamo diventati una città di servizi, cioè produzione è rimasto ben poco, soltanto qualche azienda che si contano sulle dita delle mani. E quindi bisogna cercare. Ma la produzione è in Val d'Arno, è qualcosa in Val di Chiana. Anche Prada che sia in Val d'Arno, è illogico. Però bisogna trovare soluzioni che permettano a aziende, cercare aziende che vogliono investire sulla città. Senti la vicenda di Arezzo Fiere Congressi? Molto pesante, secondo me la politica dovrebbe smettere di gestirla. Sì, cioè chi è che ha sbagliato oppure... Ma lì è un'operazione complessivamente sbagliata, secondo me. Non ci sono stati fatti gli investimenti che dovevano essere fatti, a partire dal Comune d'Arezzo. Però di soldi ne hanno messi, Di soldi ne ha messi per la Regione. Sì, vabbè, sono sempre soldi pubblici. Sì, sono messi dalla Regione, mentre poi gli altri enti si sono un po' defilati, quindi... Bisogna vedere. Cioè, tu pensi che sarà il caso di investire ancora su quella struttura? Sicuramente quella struttura va salvata, non è che possa essere fatta saltare, perché se facciamo saltare anche Arezzo Fiere mi devi dire poco che ci rimane ad Arezzo. Però logicamente va trovata una soluzione. Dà un po' l'idea che sia un po' un pozzo senza fine però. Perché politicamente bisogna intervenire. Ad esempio secondo me i costi fissi sono esagerati, andrebbero eliminati. Cioè quella struttura va portata
in pareggio, i bilanci vanno portati in pareggio. So. Invece si continua ad andare avanti, non si continua a fare assolutamente niente e la struttura continua a perdere. Tanto e poi secondo me oggi abbiamo un po' snaturalizzato quella struttura, perché è bello fare il mercato delle pulci, ma il mercato delle pulci non è... Sei un contromercato delle pulci. Non sono un contromercato delle pulci, però non si può... Pagherà l'affitto come gli altri. No? Sono d'accordo con te, però non puoi centralizzare Arezzo Fiere sul mercato delle pulci oppure sui concorsi. Dai, è nato per un'altra cosa, è nato per far sì che possa portarci aziende, produttori, cioè, che poi riversino sulla città qualcosa. Così mi deve dire i concorsi e il mercato delle pulci cosa riversano sulla città. Non riversano assolutamente niente. Però scusami, vai, poi le dobbiamo chiudere. Per l'infanzia a questo comune, secondo te, asili nido, sostegno alla famiglia, anche qui in teoria. Molto latitante, vedi tutte le problematiche che sono state con gli asili, con le mense, con le scuole chiuse, con i trasferimenti. Secondo me non gli è stata data l'importanza. Anche questa denatalità che è proseguita. Bravo. In questo periodo. Secondo me si è data un'impronta industriale e commerciale invece che dal punto di vista sociale. E invece va ripreso dal punto Come di vista vorresti sociale. Che fosse gestita? Ma sicuramente non conosco esattamente il discorso delle mense come vorrebbero essere gestite, si parla di una centralizzata, poi invece ha cambiato idea, adesso ne vorrebbero fare due o tre. Secondo me come era prima va bene, è vero che sono costi sociali, però sicuramente ecco, il servizio è molto migliore. Ma te per esempio, tu fossi il sindaco, adotteresti la politica di asili, nido, gratis per tutti, indipendentemente dal reddito, per favorire la natalità? Che sembra che ci stia pensando il governo con questo, con la finanziaria. Sì. Va bene, sì. Ma sicuramente sono già dei comuni che l'hanno sicuramente fatto. Sicuramente sì. Insomma, il candidato sindaco, senti, a me fa dire le ancora? Cose... Non so io il candidato sindaco, voglio dire, io... Non mi fare quello che non so. Sbilanciati, che vuoi fare? Se no qui tutti... Non mi fare... Vi dovete sbottonare, ce lo dovete dire che cosa volete per Arezzo. Arezzo del 2030, che deve essere? Marconi, dici che deve essere? Il giorno in cui noi avremo idee chiarissime, con il candidato sindaco chiarissime, verremo qui a Arezzo TV... Per primi e parleremo. Va bene, però ora ti dico questo, va bene, l'ho detto io prima, che sia un pensionato, eccetera, però deve avere un'idea del 2030, deve essere uno che spera di essere vivo nel 2030, che ci arriva, insomma, vivo, e ha un'idea. Qual è questa idea? È per quello che deve investire soprattutto nel lavoro e nei giovani, perché il futuro è dare lavoro e lavorare su di giovani. Ma come deve essere Arezzo nel 2030? Per esempio, da un punto di vista logistico, culturale, da un punto di vista di inserimento di questa città nel tessuto nazionale. Mi fa fare tutto il programma, fammelo scrivere. Ho capito, ma vieni qui. No, mi ci ha chiamato te. Marconi. Va bene, direi che ragazzi, la campagna elettorale. Ma iniziamola quando avremo la certezza e tutti i quadri ben definiti. Non puoi adesso farmi spingere oltre quello che possiamo fare. Possiamo dire probabili candidati. Ah, va bene, ma non ce n'è uno che ha un'idea. Arezzo 2030. Ma facci lavorare per arrivarci, facci fare un programma ben definito e venire qui con un programma ben definito. Una cosa, ad esempio, piccolissima, sulla disorganizzazione del comune d'Arezzo. Ieri mattina sono stati fatti dei lavori su via Petrarca, via Rossellino, via Portabuia, è stato chiuso tutto. Che le scuole fossero avvertite, non era stato avvertito nessuno. E i genitori tutti incavolati ieri perché non potevano portare i figli e a scuola. E poi si gira veramente ultimamente. Ma mi dici una cosa, l'ultima domanda, ma secondo te, allora, questa abitudine molto italiana in prossimità delle elezioni di fare tutti i lavori pubblici, da asfaltare, di rifare la segnaletica, ma i cittadini sono così coglioni, cioè 5 anni non si fa nulla per l'ultimo mese. Si può dire cittadini? Sì, cittadini si può dire, sì. Cittadini. Dopo, si concentra tutti i lavori nell'ultimo due o tre mesi. Perché il politico pensa che il cittadino si ricorda soltanto quello che è stato fatto l'ultimo anno. Ma funziona ancora questa politica così? Io penso proprio di no. E penso che i cittadini ti validano per quello che hai fatto in tutto il periodo in cui sei stato in amministrazione. E che forse si possono incavolare se tu non hai fatto niente per 4 anni e l'ultimo anno fai qualcosa. Perché si rendono conto che, come dicevi te, che di essere presi un po' in giro. Però vedi qual è il problema. Molte volte succede anche per questo. Tu sai benissimo com'è la burocrazia nella pubblica amministrazione. Se io vado
in comune a maggio e inizio a fare dei progetti, dei programmi, prima di iniziare a realizzarli ci vogliono 3-4 anni, lo sai. E magari si va a finire alla fine della legislatura. Questo succede. Però altre cose, come l'asfaltatura così veloci, quello le no. Le segnaletti che si potrebbero fare anche un anno prima, no? Due prima delle elezioni. L'ultimo mese. Spero che facciano via Fiorentina, perché via Fiorentina è veramente intransitabile. Hanno fatto tutte le stradine, tutta la zona di via Conetana, non so perché quella tutta e le frazioni, perché lo dice così? Ma è birbone, guarda, è veramente. Ma e le frazioni che condizioni sono? Completamente abbandonate. E io giro per le frazioni anche, soprattutto d'estate, e si parla con i responsabili e effettivamente si sentono completamente abbandonate. Non viene fatto assolutamente niente. Però ora io vorrei dire l'ultima cosa. Lei è stato assessore appunto con una delle giunte Fanfani, la prima se non sbaglio. Sì. Non c'era anche in quel caso lì un consenso davvero insomma così plenario, no? Per no, assolutamente. Allora. Il centro-sinistra, perché dai, lo dobbiamo connotare in una certa maniera, deve fare i suoi mea culpa o non li deve fare? Glieli farà fare questi mea culpa, lei che ha un po' visto tutta la... Fare tantissimi di mea culpa il centro-sinistra. Se no non ne deve si fare riparte. Tantissimi. No, bisogna cambiare veramente metro e metodo, perché altrimenti non si va. E poi bisogna non considerare i cittadini soltanto di serie A, bisogna considerare i cittadini nel loro insieme, perché i cittadini sono tutti di serie A. E questo non va assolutamente, oggi come abbiamo fatto oggi non va assolutamente bene. Dal primo all'ultimo vanno considerati per cittadini con gli stessi diritti e doveri nei confronti della città. Ok, grazie allora Giuseppe Marconi, io non so. Che non si è sbottonato, mi dispiace. Che non si è un pochino sì, ma dai, secondo me sì, oramai le cose sono molto più chiare. Molto chiari, ci vuol tanto. Chissà, dai, ci sentiamo a breve, ci sentiamo a breve. Grazie, alla prossima settimana, arrivederci. Ciao.